Io sono Francesca, Francesca Caputo. Dopo aver vissuto in Brasile, passavo attraverso Venezuela per andare in California. E il volo passava per Città del Messico, hanno perso le mie valigie e mentre le aspettavo e ho capito che non sarebbero mai arrivate, mi sono fermata non a Città del Messico, ad Acapulco, e a Acapulco è cambiata un po' tutta la mia storia. Mi chiamo Pino Mantelli, ho cominciato ad avere la passione della cucina già da piccolo e sono diventato un chef. Pino è il ricordo di un amore di gioventù. Ci siamo conosciuti negli anni 80, quando lui aveva uno dei primi ristoranti di Miami. Ho ordinato un'insalata che quando è arrivata al mio tavolo non sapevo se mangiarla o lasciarla lì perché era pura poesia. E ho chiesto di conoscere lo chef. Ci siamo conosciuti, ma così, diciamo, a livello molto superficiale. E poi dopo, incredibilmente, 7-8 mesi dopo, lui aveva avuto un'opportunità di lavoro a Cancun. Insomma, ci incontriamo e lì sicuramente c'è stato uno scatto, un click, qualcosa, è nata una storia molto giovanile, d'amore, bella, divertente, tutto che poi è finita. Quello è stato 32 anni fa. Ognuno ha continuato per il suo cammino, lui tornava in Italia, che non era esattamente dove io volessi andare. Ero felicissima col mio lavoro, con la mia vita, avevo deciso di formare una famiglia, però volevo una storia diversa per vivere questa famiglia, volevo che i miei figli vivessero in un'altra maniera, per cui con il mio ex compagno abbiamo deciso di prendere una barca a vela, ci siamo preparati a realizzare un sogno che è stato molto più grande di averlo sognato. Questo sogno è durato 10 anni. Ho avuto una famiglia, un figlio di 26 anni che fa il musicista. Nel 2012 ero in Sardegna, nel sud della Sardegna, e con un gruppo in un ristorante molto bello sulla spiaggia, c'erano alcuni giovani, tutti mi hanno convinto, diciamo, a metti il tuo nome in una social network, perché no, chef, su, insomma, io ero molto restio, però alla fine ho ceduto. Dopo questo, un giorno, guardando delle fotografie con mio figlio, che mi faceva delle domande sulla mia vita, è venuta fuori una foto di Francesca e mi ha fatto delle domande. Fatto sta che una settimana dopo io ho detto, ma io dovrei vedere come sta, come va la sua vita, e quello è stato il click più importante. Dopo abbiamo cominciato a scriverci, dopo vari mesi di messaggi abbiamo detto ci dobbiamo incontrare. Chi ha lanciato vediamoci? Probabilmente io. Dove ci incontriamo? Sembra una stupidaggine, però è importante. Ci incontriamo dove? A Roma, Milano? No. Io ci ho pensato, non posso vedere Francesca, una donna così, dopo quello che lei ha fatto nella sua vita, non la posso vedere. Allora la prima cosa che mi è venuta in mente è ci vediamo in Jersey, in questa isola. E tutti e due eravamo nervosissimi. Vedersi la prima volta è stato molto emozionante, io naturalmente sono arrivato in ritardo, non perché fossi in ritardo con l'aereo, ma perché andavo avanti e indietro col carrello e naturalmente ho sbagliato i tempi per arrivare al suo, ma perché ero nervoso. È stato un rincontro da film, assolutamente da film. Se qualcuno vuole scrivere una commedia romantica posso dargli tutte le conversazioni. Abbiamo passato 2 settimane stupende insieme, conoscendoci di nuovo dopo 32 anni. Cosa molto incredibile è che ti rinnamori 2 volte della stessa persona durante la tua vita, a noi è successa, per cui è una storia speciale. E di lì, diciamo, abbiamo deciso che io sarei venuto in Messico, dando il mio apporto professionale al suo lavoro. E ho una piccola compagnia di catering dove non faccio più servizio di ristorante, ma faccio servizio privato nelle ville, nelle holiday rental, che è una cosa molto di moda adesso. Beh, il futuro, come hai visto, la valigia è sempre pronta, eventualmente con Francesca ancora di più. Certe cose non muoiono mai, io sono pronta a ripartire.